Ed è giunta dunque al termine la 35esima edizione di Oro Arezzo, è un bilancio positivo anche per quello che riguarda la sicurezza, come ci conferma il questore Moia. Un impegno importante con numeri anche contenuti, ma con una notevole attenzione ai dispositivi di vigilanza nelle ore di presenziamento, nelle ore di chiusura, nelle ore serali, quindi un'attività fatta con il concorso di tutte le forze di polizia, in sinergia come siamo abituati a fare e con un contributo rilevante delle associazioni di vigilanza privata che hanno ovviamente, trattandosi di beni mobili, ovviamente garantito un certo tipo di attività. Noi siamo stati presenti, siamo presenti, siamo soddisfatti per quello che è stato l'aspetto della sicurezza complessiva e abbiamo lavorato congiuntamente con sopralluoghi preliminari insieme agli organizzatori, quindi abbiamo ovviamente affiancato l'organizzazione negli aspetti della sicurezza partecipata con qualche suggerimento, qualche consiglio, ma ho riscontrato una spiccata professionalità e anche una buona abitudine nella gestione di questi eventi. È veramente un evento lodevole sotto tutti i punti di vista, abbiamo vede questi pattugliamenti molto discreti di personale in divisa che danno quel tocco di sicurezza, ma non è tale da dover essere invasivo. Il nostro è una presenza razionale, contenuta e credo rispondente alle necessità.